Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca e con un'operazione condotta dai carabinieri e dalla polizia locale di Arezzo che ha portato all'arresto di 3 presunti pusher e alla denuncia di altre 5 persone. Lo spaccio di droga avveniva sotto le abitazioni e di fronte al SERD. Numerose le cessioni di droga documentate dai carabinieri, una 30ina le dosi di stupefacente recuperate. Per lo più le consegne avvenivano in strada, ma anche nei pressi delle abitazioni o addirittura a pochi passi dal SERD. A disarticolare un gruppo criminale che riforniva il centro storico aretino di cocaina ed eroina i militari dell'arma e la polizia municipale. Le indagini coordinate dalla procura erano partite nella primavera del 2023, mesi di servizi di osservazione, controllo e pedinamento conclusi lo scorso gennaio che hanno consentito di individuare i presunti rifornitori di stupefacente che secondo gli inquirenti avrebbero quotidianamente smerciato droga dalla mattina a tarda sera. Gli investigatori hanno subito rivolto l'attenzione verso un gruppo di cittadini sia stranieri che italiani, uomini e donne tra i 20 e i 45 anni, residenti ad Arezzo, tutti disoccupati e con precedenti specifici. Secondo i militari avrebbero trovato nello spaccio la principale fonte di sostentamento. Alle prime luci dell'alba l'esecuzione delle misure restrittive. Agli arresti domiciliari è finita una donna, mentre 2 uomini sono stati portati in carcere. Un terzo risulta ancora irreperibile. Nel dicembre 2023 era stato rimpatriato nel paese d'origine. Denunciate poi altre 4 persone, sempre per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso delle perquisizioni, infine, ritrovati anche 1.500 euro in contanti, frutto, secondo gli investigatori, dell'attività illecita, e 2 pistole scacciacani prive di tappo rosso. Un'abitazione in fiamme, un uomo ferito, soccorso con il Pegaso. Questo è il bilancio di un incendio avvenuto questa mattina a Terontola. I mezzi del 118 sono intervenuti per prestare soccorso a un 54enne. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello in codice rosso. Avrebbe riportato ustioni importanti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo pare si fosse assopito in camera da letto con una sigaretta accesa. E dopo il caso di Pergo a Cortona, altri 2 episodi di intossicazione da monossido di carbonio avvenuti a distanza di poche ore. Chiara Sadotti. Ancora una fuga di monossido di carbonio, ancora una tragedia sfiorata in provincia di Arezzo. È successo domenica sera in un appartamento di Cesa, in Val di Chiana. 3 le persone ricoverate, 2 donne, una di 29, l'altra di 39 anni ed un minore. Poche ore prima sentirsi male un'altra donna di 76 anni che si trovava nel punto di ristoro del lago di pesca sportiva di Quarata. La scorsa settimana invece una maxi intossicazione nella chiesa di Pergo e il conseguente sequestro dell'impianto di riscaldamento. Purtroppo il monossido di carbonio si viene a formare quando la combustione avviene in carenza di ossigeno e quindi sono queste le situazioni in cui appunto si sprigiona questo gas che è pericoloso per le persone. È chiaro che gli impianti che producono monossido stanno funzionando in una maniera non idonea, in special modo se parliamo di impianti di categoria A, cioè quelli che prendono l'aria nella stessa stanza, nello stesso locale laddove producono calore, sono quelli che devono essere maggiormente attenzionati. Chiamato killer silenzioso perché incolore, inodore ed insapore, proprio per questo sono fondamentali alcune accortezze. Quindi quello che si raccomanda è di manutenzionare e verificare gli impianti da personale abilitato, di far eventuali modifiche sull'impianto, farle fare a ditte specializzate, di avere sempre la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, che è il documento che stabilisce che quell'impianto è stato progettato e è stato installato secondo la regola dell'arte. Un infortunio sul lavoro nell'Aretino, un 34enne finisce in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 sul posto e sanitari del 118 e il personale del PISL della ASL. L'incidente è appunto avvenuto all'interno di un'azienda del Casentino, l'episodio esattamente a San Marco, frazione alle porte di Bibbiena. Il 34enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato di Arezzo, non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Sono 2 gli atti vandalici registrati nel territorio della provincia di Arezzo, anche questi a distanza da poche ore. Il primo a Sansepolcro, dove un minorenne se l'è presa con un locale, è stato individuato appunto
dalle forze dell'ordine. Il servizio. San Sepolcro, domenica mattina. Cassonetti rovesciati, fioriere distrutte, totem divelti, panchine all'aria e pertinenze dei locali devastate. Una furia cieca che si è accanita su tutto ciò che si è trovata di fronte. Così alle prime luci dell'alba si presentava il centro storico di San Sepolcro, da via 20 Settembre a via Niccolò Aggiunti. Bidoni divelti, altre fioriere spaccate. A fermare e denunciare il responsabile, i carabinieri forestali. Si tratta di un 17enne che aveva trascorso la serata in un locale e che, probabilmente sotto i fumi dell'alcol, si è accanito sugli arredi della cittadina. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per lui è così scattata la denuncia. Dovrà rispondere del reato di danneggiamento. Vista la portata degli atti vandalici, presumibilmente il giovane non avrebbe agito da solo. I militari adesso stanno cercando di risalire ai complici per chiudere il cerchio su tutti i responsabili. Sconcerto e rabbia della cittadinanza esternato anche sui social. Come è avvenuto in passato per episodi simili, ha dichiarato il primo cittadino Fabrizio Innocenti, inoltrerò la richiesta di DASP urbano nei confronti delle persone che saranno individuate e perseguite in merito. Come sindaco, cittadino e padre di famiglia, rivolgo poi per l'ennesima volta un appello ai gestori dei locali, quello di avere particolare attenzione nel controllo della somministrazione di alcolici, specialmente nell'eventualità, come in questo caso, che i clienti siano minorenni. E ancora un atto vandalico, questa volta nei confronti di due mezzi della Misericordia di Arezzo. I volontari se ne sono accorti proprio questa mattina. Uno dei due mezzi, per i danni ricevuti, non può viaggiare, deve necessariamente essere fermato per la riparazione. Un problema molto serio, scrive la Misericordia. Ogni fermo macchina per riparazioni comporta che quell'automezzo venga distolto per un certo tempo dalla possibilità di svolgere servizi per tutti i cittadini. Quindi davvero un fatto molto grave. Torniamo sulla vicenda di coloro che sono stati definiti frati ribelli. Alla fine uno dei due ha deciso di obbedire. In genere si prega per ottenere aiuti, grazie, per compiere meglio la volontà di Dio. Questa sera vogliamo pregare con atteggiamento di chi vuole ringraziare. Noi vogliamo ringraziare il Signore. Ringraziare per la presenza continua per tanti anni ha concesso a noi di essere qui, esattamente per me 29 anni, un po' meno per Padre Giovanni, ma intenso e assiduo è stato il nostro impegno in questo luogo a noi particolarmente caro. Qui siamo nati, qui siamo cresciuti, qui abbiamo avuto attraverso i genitori, attraverso le monache e i frati, la prima indicazione di come poteva essere svolta la nostra vita, e qui siamo rimasti per tutto il tempo necessario per questa preparazione. Padre Giuseppe Serrotti ringrazia il Signore per i 29 anni di ministero al santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena. Lui alla fine ha deciso di obbedire ai suoi superiori, l'ordine dei predicatori, che ha deciso di mandare lui e il fratello Giovanni alla casa San Domenico di Fiesole per tutelare la loro salute. I due frati, definiti ribelli in queste settimane, si erano fortemente opposti a questo destino. Alla fine sono stati divisi. Mortificando in modo incredibile la sua sensibilità. Tanto che ora si può dire che lui sta soffrendo. Eppure proprio padre Giuseppe in questo convento aveva assistito fino al suo ultimo giorno il suo predecessore, padre Serafino. Padre Giovanni infatti non ha intenzione di lasciare il santuario. Possibile assisterli qua? Per me sì, perché c'erano diversi volontari, anche volontari medici, volontari laiche domenicane e volontari tutti. Ho vissuto tanti anni fuori. Da quando sono rientrata ho trovato qua una gioia nel cuore. Adesso ho festeggiato 50 anni di matrimonio e padre Giuseppe è stato bellissimo, semplice però bellissimo. E mi dispiace tanto questo, non è giusto. Anche per il sottoscritto ne è arrivati
imperiose disposizioni di questo genere. Io rimarrò qui. Loro lo sanno, ho detto per scherzo, se non vengono i carabinieri a prendervi. E da qui cercheremo di seguire padre Giuseppe, perché io spero che ritorni qui e ci ritorni pieno di forza. E siamo allo sport, è stato un fine settimana particolarmente positivo per i colori amaranto. Partiamo dall'Arezzo che ha prevalso per 3-2 contro la Carrarese. Sì, è una vittoria importante contro una grossa squadra, contro una squadra forte, contro una squadra che qui non avevamo perso. Mi sembra 7-2, infatti in casa un 2 gol solo i subiti, che noi gli abbiamo fatto 3 gol, evidentemente siamo stati bravi, però ripeto, contro una squadra forte, e abbiamo avuto un pizzico di fortuna, oggi ci è mancato in altre occasioni, però un applauso ai ragazzi perché non era assolutamente facile venire a vincere qua. Ci piace già così, con un attaccante in più, non lo so, forse... Loro forse non erano, forse sì, non lo so, se è stata quella la chiave della vittoria, non mi piace poi nemmeno parlare di singoli, è chiaro, sono importanti, ma se non c'era tutto il resto, per esempio il portiere oggi no, il portiere se non parla il rigore sullo 0-0, chi lo sa come va a finire la partita, perché il calcio, la partita singola ci sta tutto e contro di tutto, rimane chiaro la buonissima prestazione, però non facciamoci prendere da troppa euforia per fare ancora passi belli davanti, dobbiamo migliorare, c'è un breve dubbio. Il fatto è che sia sul 2-0 e sul 3-1 ci hanno riaperto la partita, direi in modo anche abbastanza facile, insomma, deve far pensare. Comunque, alla fine rimane sempre un'ottima prestazione. L'esame era impegnativo. L'esame era di quei livelli, degli tosti, all'università c'erano esami facili, esami tosti, questo era un esame bello tosto e se sei uscito con tutti con la vittoria significa che la squadra merita un voto bello. Ma oggi l'importante era cercare di fare punti qui e abbiamo fatto una partita grandissima di sacrificio. Siamo contentissimi. Poi per quanto riguarda il rinnovo, io sono felicissimo perché questa società mi ha dato grandissima fiducia. Quando ero senza squadra, ero svincolato, io devo tanto all'Arezzo e cerco di ripagarla sempre in settimana. Era un obiettivo che avevamo, quello di cercare di fare 2 vittorie di fila, non eravamo mai riusciti. Adesso noi non ci dobbiamo porre limiti, noi sappiamo che abbiamo una partita difficilissima in casa col Pescara. Cercheremo di dare il massimo come sempre, secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Mi dispiace per i gol presi, avevamo una bella striscia, però oggi sapevamo che dovevamo soffrire. Ecco, ci tengo a sottolineare come la squadra sia riuscita a soffrire tutti insieme e siamo stati concreti poi nelle nostre occasioni. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito qui allo stadio e a casa. È andata bene anche per le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile. Dopo la vittoria di Pavia della scorsa domenica, le amaranto travolgono anche il Tavagnacco. L'Arezzo Calcio Femminile rifila 4 reti alle gialloblu, inanellando la terza vittoria consecutiva grazie ad una doppietta di Carcassi, seguita da Razzolini e Gnisci sul finale. Tutte le partite sono una sfida diversa. Ora, senza di parlare di dettagli calcistici, è un modulo diverso alle 4 partite ultimamente che abbiamo incontrato, quindi diversi moduli. Era una sfida che le ragazze hanno preso e hanno trovato poi le soluzioni. Sì, hai ragione, soprattutto i primi 20 minuti era difficile di trovare il nostro attacco, quindi dovevamo avere pazienza e giocare dentro le linee. Poi sì, con un po' di movimento, diciamo,
tattico, abbiamo aperto un po' questi spazi e abbiamo fatto un secondo tempo meraviglioso. Sì. Molto contenta, contenta di aver aiutato la squadra con queste mie due reti e contenta soprattutto per i tre punti che ci permettono di allungare in classifica. Fino a quel momento era difficile, ci è capitata un'occasione su un calcio d'angolo e siamo state brave a sfruttarlo e tutte. E poi da lì siamo andate avanti, abbiamo giocato come sappiamo fare, come stiamo facendo ultimamente ed è andata per il meglio. Una prestazione straordinariamente bella anche quella della SBA BC Servizi che appunto ha vinto. Partita da ricordare al Palasport Estra per l'AMBC Servizi Arezzo, che ha coronato una splendida rimonta battendo lo Spezia, bestia nera delle ultime stagioni. Buon inizio partita per la SBA che si porta subito sul 7-3. La reazione degli ospiti però mette in seria difficoltà il quintetto amaranto. Lo Spezia infatti comincia a segnare da tutte le posizioni. Alla prima sirena il vantaggio dei Liguri è di 33-20 ed il secondo quarto inizia allo stesso modo come era finito il primo, con lo Spezia a trainare la partita. Il momento negativo dell'AMBC Servizi ha un grande merito, quello di non crollare, anche perché Jankovic è in serata speciale e le sue triple abbinate ai liberi di Rossi riportano gli Amaranto vicino alla doppia cifra di svantaggio. E quando Toia in penetrazione sulla sirena di fine secondo quarto segna l'appoggio del meno 12, la partita sembra poter cambiare. Al rientro dagli spogliatoi i segnali mandati dai ragazzi di Coach Evangelisti in precedenza si tramutano in una difesa che chiude ogni spazio agli avversari. A fine terzo quarto la rimonta è completata. La vera arma in più degli Amaranto è la difesa completamente trasformata rispetto ai primi 20 minuti. Ad un minuto e mezzo dalla fine la SBA si porta anche sul più 11 prima che un paio di palle perse permettano ai Liguri di chiudere la partita sotto di 6, 87 ad 81. Dopo una partenza da incubo dunque la SBA è brava a rimettersi in carreggiata e a portare un altro risultato positivo davanti al pubblico amico del Palasport Estra che a fine gara ha applaudito convinto la squadra di Coach Evangelisti. Adesso, dopo questo successo, l'AMBC Servizi è attesa da un doppio turno esterno, prima mercoledì a Castel Fiorentino nel turno infrasettimanale, poi domenica a San Miniato. Allora, innanzitutto devo ringraziare i miei compagni perché lo meritano loro questi 22 punti. Questa partita per noi era una finale importantissima e la meritiamo. E alla fine abbiamo vinto, all'inizio siamo partiti un po' male, però alla fine abbiamo recuperato e abbiamo fatto vedere che ci siamo e che siamo nella strada giusta. Sì, sicuramente all'inizio magari non abbiamo aggredito la partita come avremmo dovuto fare, e complice un po' questo, un po' le loro percentuali molto alte, comunque i primi due quarti, hanno fatto sempre canestro. Abbiamo iniziato un po' in difficoltà e abbiamo giocato bene in attacco, siamo rimasti vicini alla fine, mi sembra 53-40, stava a metà partita. E rientro dagli spogliatoi abbiamo mantenuto una maggiore aggressività in difesa, loro hanno iniziato a sbagliare qualche tiro anche magari grazie alla nostra difesa e abbiamo preso fiducia e questo è stato il fattore secondo me determinante alla fine della partita. Ed infine parliamo di motori perché è terminata con un bel successo l'esperienza del team aretino all'Africa Eco Race. Li sentiamo. E chiamo con la loro vettura sperimentale una Nissan, anche loro fedeli amici dell'Africa Eco Race, per il team Rossi 4x4, Stefano Rossi e Jacopo Casini. Premier en véhicule expérimental. Exactement. Puisqu'ils ont développé un véhicule un peu spécial. Spécial, ouais. Un peu d'essence, un peu d'hydrogène sur ce véhicule. Et ils sont là avec nous. Voilà sur le podium Stefano Rossi. Possiamo applaudire, sì, Stefano Rossi e Jacopo Casini con la loro Nissan sperimentale. Grande Paolo. Buonasera a tutti, qua si parte per l'imbarco, vuol dire che è finita? Dov'è che siamo? Alla fine è finita, mettiamo a riposo i mezzi. Non siamo quasi mai riusciti a stare 3 minuti a non far niente fermi così a parlare. Sfruttiamo anche le piccole pause che abbiamo e... andiamo al porto di Dakar con un sorriso a 32 denti e un concerto di 7 persone che hanno portato a fine una ennesima Africa Race. Grande Paolo, instancabile.
Grazie. E arrivano anche le congratulazioni dell'assessore Federico Scapecchi. Il team Rossi 4x4 per la quarta volta è appunto arrivata al traguardo dell'Africa Eco Race. Si conclude alla grande questa avventura, dice l'assessore, sul podio di Dakar. Il team, capitanato da Stefano Rossi, ha ricevuto la coppa per il primo posto nella categoria Experimental. L'auto a retina, infatti, è un ibrido alimentato a benzina e idrogeno. Quello che, a detta di molti, sarà appunto il carburante del futuro. Ancora una volta la bandiera italiana e quella di Arezzo primeggiano nello sport, conclude Scapecchi. Adesso aspettiamo il rientro del team in città per festeggiare tutti insieme. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.